Buongiorno a tutti e benvenuti sul mio canale. Io sono Lidia e oggi abbiamo una piccola lezione su come lavorare le perline nella maglia. La domanda mi è stata fatta un po' di tempo fa e non ho avuto modo di farlo, anzi mi è passata dalla testa, ma visto che sto facendo un lavoro del genere, ho deciso di farlo vedere in un piccolo tutorial. Io non lo farò vedere sul maglione, qua è proprio l'esempio che è quello che sto lavorando. Qui vedete queste virgolette proprio perché il cashmere, quindi io so che dopo si andrà a gonfiare e non sarà così evidente. Ne ho fatto dei lavori che veramente non si notano. Siccome tanti dicono che nel cucirlo è un po' stressante, noioso, nell'incollarle invece si ha paura di lavarlo che per poi si perdono, quindi io ho deciso di farvi vedere come lavorare questa meraviglia così. E tra l'altro il mio consiglio è di usare delle perline di alta qualità. Noi adesso andiamo a vedere su un piccolo campione che io sto lavorando. Guardate un attimo, perché se io andrei a usare delle cose scarse nel lavaggio, comunque un lavaggio 2 si vede là come si rovinano. Invece il mio consiglio è andare a comprare, questi sono dei Swarovski e anche Swarovski ha anche delle perline, perle proprio, che sono il colorato tutto, quindi non si rovinano col tempo. Questi sono lucidi, magari la lucidità col tempo, tanto tempo lo perderanno, però ci sono anche delle perline matte, oppure come in questo caso vetro, ci sono anche perle così di vetro. Per lavorare questa meraviglia, diciamo così, abbiamo bisogno di un uncinetto. Io ne ho un uncinetto molto molto fine perché ho lavorato con i Swarovski da 3 mm. E non passa qualsiasi uncinetto. Se voi lavorate con le perline più grandi, guardate questa per esempio, passerebbe, no, comunque 0,5-0,60 di uncinetto. In questi qua, che sono, non mi ricordo quanti millimetri, 4 o 6, 6 mi pare, qui passerebbe anche un 0,60, 0,70, perché passa facilmente. Di solito Swarovski ne ha il foretto molto piccolo, anche se la perlina vedete che è grande, ne ha il foro molto molto fine per non farsi vedere. Io adesso vi farò vedere anche qualcos'altro. Allora, guardate un attimo, questa è una perlina, ok? Invece questo è un cubo ed è abbastanza, è molto più grande della perlina, ma il foro devo dire che è sempre fine. Ecco, sono quasi identici. Vedete, questo sono due misure diverse, ma il foretto tra una cosa e l'altra non ha tanta differenza, è la stessa, lo stesso diametro. Bene, questo quel che riguarda il foro. Quindi, se voi pensate di fare questi tipi di lavoro, vi munite di un uncinetto veramente piccolo. E un'altra alternativa, anche queste, vedete, sono piccoline, sono 3 mm, ma il foretto proprio fine, fine, fine. Un'altra alternativa sarebbe di includere nel vostro lavoro un filo di nylon, neanche nylon, questo è penso nylon per creare i bijou. Io questo lo uso per cucire perché è un filo che non
non si userà quasi mai. Io ne ho da qualche anno lavorazioni con un filo di questo e cucito proprio la perlina ed è rimasta intatta. Vedete qua è tono su tono, quindi potrei facilmente includerlo nel lavoro, ma non lo faccio perché devo portarmelo per tutta la mia lavorazione. Bene, detto questo, andiamo a vedere come fare questa lavorazione sulla maglia. Io qua c'è un campione, ecco qua, e in verità volevo farvi vedere un'altra cosa, ma sullo stesso campione noi andremo a vedere due cosettine insieme. Supponiamo che adesso io devo includere la mia perlina, ok? E io qua, guardate, io qua facciamo due maglie così non perdo marca punto. Io qui sto lavorando con un filo molto più grosso di quella della perlina. Ok, bene, perché il mio filato è anche non raddoppiato, è quadruplo, 4 fili di questo misto lana cashmere. Come faccio a lavorare? Se ho tanta pazienza, piano piano io potrei far passare tutta la maglia nella perlina. Invece, visto che io ne ho comunque 4 fili, 4 capi, cosa andrò a fare? Vado a prendere la maglia dal ferro, guardate, e praticamente la divido e mi prendo invece di tutti e quattro, io mi prendo sull'uncinetto due. Vedete? Cerco, tra l'altro, vedete che la maglia è così. Cerco di prendere, dipende come la voglio questa perlina. Se la voglio più nascosta, ok, vado a prendere in mezzo. Invece, se la voglio bella in vista, quello che faremo noi, bella in vista, vado a prendere i capi che mi stanno sopra. Se voi lavorate in un filo solo, non avete questa scelta qua. E ne prendo due di questi due capi sull'uncinetto. E cosa vado a fare? Guardate, prenderò una di colore contrastante, guardate, un giallo. Carico la mia perlina sull'uncinetto e passo. Scusate, devo caricare prima la perlina e dopo prendere il filo. E vado a agganciare, guardate, piano piano e tiro dentro. Come è passata facilmente dentro. Dopodiché vado a rimetterla a posto, questi due capi o la maglia intera che magari voi lavorate in un filo solo, e a questo punto io posso concludere con la lavorazione del mio punto. E qui la sistemo bene e vado avanti. Bene, andiamo avanti a lavorare altri due punti e andiamo a fare la stessa cosa con una perlina. Carico la mia perlina, ok, e vado qui a prendere la maglia. Prendo di nuovo due capi, anzi, andiamo a provare a farlo con tutti. Non l'ho provato prima su questo. Con attenzione, con tanta pazienza, con calma, srotolo in questo modo per non strappare il filo. Vedete, passa molto molto difficile, quindi andremo a fare quello che abbiamo fatto prima. Eccola qui, l'ho tirata dentro da sola, adesso ve la farò vedere un'altra volta. E vado a rimettere a posto il punto con la mia perlina dentro e lo lavoro tranquillamente così. Questa lavorazione io la uso quando devo mettere le perline in un certo punto del mio lavoro.
Se invece, vabbè che lì ci conviene di comprare già il filo con delle perline o con dei cristalli, se invece ci serve per tutto il lavoro e magari non trovate il filo che abbia le perline, a parte che ha un costo fuori di testa, i filati con dei Swarovski inclusi, è molto più conveniente comprarli sciolti così. E dopo metterle voi in lavorazione. Se voi lo volete per tutto il lavoro, prima di iniziare, infilate le perline nel vostro filato. E io vi consiglierei di prendere o un filato di seta o un filato di viscosa. In questo caso, no, questo è viscosa, vero? Fine che lo aggiungete al lavoro. Non vi darà volume comunque, ma avrete la facilità di includere, averle, metterle, lavorarle più facile. Perché se noi lavoriamo col filo separato dove ci sono i Swarovski, allora ci dobbiamo portare sempre la perlina vicino al ferro. Ma questo sarà un altro tutorial, semmai. E adesso andiamo a farne un'altra e dopo andremo a vedere quando noi ritorniamo sopra come fare per lavorarlo. Andiamo a prendere un altro, guardate se è tono su tono la vostra perlina è ancora più bella. Dipende, vedete, io nel lavoro beige, quindi ho caricato la perlina, poi vado a prendere la maglia, questa volta le ho prese tutti. E piano piano rotolo la perlina così e tiro qua, li ho messi tutti e quattro. Talmente fine l'uncinetto che non si vede neanche. E vado a ricaricare la mia maglia su questo ferro, vedete? E la lavoro normale. Nel mio caso è una maglia rasata. Lavoro normalmente. Qua la maglia si sistema anche se si può rialzare un po' la perlina, metterla, darle comodità qua. Bene, vedete, se io lavoro con pazienza, questa che è quasi lo stesso turchese, qui si nota appena appena, sembra la perlina già nel filato. Bene, vado a girare e lavoriamo indietro, non vado avanti, per farvi vedere proprio l'effetto che è. Vedete, sul retro, questi li lasciamo lì. Sul retro, anche sul retro, la perlina si sistema in mezzo alla lavorazione in modo che il vostro lavoro rimane comunque bello liscio, anche se ha delle perline incluse. A volte, se voi lavorate sul retro, magari sui lineari o in circolare, guardate, qui lei si spinge in avanti, quindi a contatto con la pelle non si sentirà neanche che ci avete la perlina. Bene, tutto qui, vedete? Io dico che è un modo molto utile, anche se si fa è più lento è lento comunque, la lavorazione è più lenta perché dobbiamo fermarci ogni maglia con attenzione e con pazienza, ma nella lavorazione è veramente di grande effetto. Io spero che questo video vi sarà utile in futuro nei vostri lavori e io vi auguro buon lavoro a tutti. Fatemi piacere se fatemi sapere se il consiglio, il mio trucchetto vi piace e noi ci vediamo al prossimo tutorial. Ciao a tutti!